E siamo arrivati al momento in cui, dopo aver sentito di radiazione gamma, onde gravitazionali, Guido Horde Arturo, il teorema della chat, io mi metto là che sono qui in ombra, ecco, guarda. Appunto. È venuto il momento di approfondire, adesso un po' di domande, un po' di curiosità che ci sono venute, che mi sono venute, che sono venute anche a voi mentre parlavate, secondo me. Allora, la prima cosa che voglio sapere, e vi dico, è una domanda che è proprio per me stesso, perché io ho due figli che devono scegliere che fare nella vita. Lo scienziato. Adesso vediamo. Che cosa si deve sentire per scegliere una strada che avete scelto? Come ci siete arrivate? Inizio. Vai, come vuoi. Io ero molto curiosa quando ero piccola, curiosissima. Curiosa. E adoravo viaggiare. E quindi quando è stato il momento di scegliere il mio futuro, volevo fare un po' di tutto. E poi ho detto, ma io vorrei viaggiare nell'universo, l'unico modo per viaggiare nell'universo è osservarlo. Viaggiare nell'universo, nel tempo, quindi sei una viaggiatrice in tutti i sensi da questo punto di vista. E sei contenta di questa scelta? Molto, molto contenta, anche se delle volte mi sveglio la mattina e dico, ma chissà se ho scelto il mestiere giusto. Però è molto bello perché è appassionante, proprio perché ti permette di risolvere alcuni di misteri, un po' un gioco un po' da detective, no? Cerchi di capire. C'è quest'area da detective in tutta la serata, nel senso. E tu, Roberta, com'è? Io ho scelto di studiare fisica, non astronomia, quando ero in terza media. Il professore di tecnologia mi ha spiegato il motore a scoppio. Il motore a scoppio? Adesso mi domanderai cosa c'entra. No, lo so. Però... E lì ho deciso che volevo capire come funzionavano le cose. Al che mia mamma ha detto, vabbè, allora fai ingegneria. Certo, se proprio devi scegliere, esatto, fai ingegneria. E io ho detto, no, perché a me piace capire come funzionano le cose in maniera astratta. Quindi ti piace capire perché funzionano in quel modo, non solo il meccanismo, diciamo. E da lì non ho mai cambiato idea, quindi poi sono andata a fare fisica e... E poi ho scoperto le astroparticelle, perché astronomia era un dipartimento diverso al tempo, e quindi mi sono messa a fare astroparticelle. E da lì poi ho iniziato e ho deviato verso l'astronomia col tempo. Sì, io non voglio essere patetico, però uno degli aspetti belli, secondo me, di questa serata è che siete due donne. E questo secondo me è un piccolo valore aggiunto, un piccolo messaggio in più. Si parla di tanti messaggi che arrivano dall'universo, onde gravitazionali, luce, e voi date ancora questo messaggio in più che secondo me è importante nella nostra società. Senti Roberta, si parlava prima appunto di detective e approccio, diciamo, a livello di indagine. Ora, le indagini tante volte, insomma, si parte delle piste sbagliate, ci sono dei depistaggi, eccetera, eccetera. Ed effettivamente tutto lo studio basato sulla luce Cherenkov e così via ha veramente la forma di un'indagine. Cioè tu parti dall'ultima cosa che accade e poi cerchi di risalire alle cause che l'hanno determinata, no? Di causa in causa. Com'è che siete certi di arrivare alla soluzione del caso? Ci abbiamo messo del tempo, non è stato immediato, tanto che hanno iniziato questo modo di rivelare i raggi gamma è stata ideata negli anni 60, poi la prima sorgente, come ci ha detto Luca prima, che è proprio la nebulosa del Granchio, è stata rivelata, osservata in maniera significativa solo nell'89, quindi ci abbiamo messo degli anni. Ora, siamo sicuri... Siamo sicuri di averla vista? Diciamo, vi do tre motivi. Uno, in astronomia, voi sapete, chi ha studiato statistica, per credere che un segnale sia vero, vogliamo che sia abbastanza grande rispetto alle fluttuazioni generali, e di solito si definisce che il segnale è vero quando è sopra quello che noi chiamiamo le 3 sigma. In realtà noi astronomi ci siamo tenuti larghi, abbiamo definito una soglia che sono 5 sigma, quindi aspettavamo di ricevere tanti fotoni prima di dire sì, ci credo che questi fotoni
sono quelli che io stavo cercando, che ho ricostruito tutto bene. E il secondo motivo è che abbiamo costruito diversi telescopi, quindi non ci siamo fidati di uno, ne abbiamo costruiti diversi. Avete visto prima il Whipple Telescope in Arizona, ma praticamente contemporaneamente è stato costruito un altro telescopio a La Palma, sempre nella stessa isola e sempre nello stesso posto dove stiamo costruendo i nostri, e osservavano lo stesso cielo, quindi hanno osservato le stesse sorgenti, hanno osservato gli stessi segnali, quindi le stesse informazioni, e questo ti dà più, certo, più fiducia. E poi ci sono, non solo abbiamo costruito telescopi dello stesso tipo, ma ci sono anche altri tipi di telescopi che osservano più o meno nello stesso rango di energia e che ci danno, ci devono dare la stessa informazione fisica, e questo è stato così. Quindi adesso siamo abbastanza tranquilli che quello che vi diciamo è vero, insomma. E a proposito di segnali, diciamo, effimeri e ambigui e rumorosi in termine tecnico, anche le onde gravitazionali direi che hanno un problema non da poco da questo punto di vista. Senti, tra le tante cose che si esplora nell'universo, i buchi neri forse sono quelli che sono più, diciamo, che incuriosiscono maggiormente le persone, i ragazzi quando vengono in visita alle strutture e così via. E che cosa ci dicono le onde gravitazionali dei buchi neri? Allora, una delle prime cose che ci dicono è la massa. Questo è un incubo per gli astronomi che utilizzano fotoni, perché quando misuri la massa sostanzialmente con i fotoni, alla fine lo fai sempre in modo indiretto, quindi guardando l'interazione anche con l'ambiente circostante. Invece le onde gravitazionali proprio trasportano l'informazione sulla massa. Quindi l'ampiezza dell'onda gravitazionale è legata sia alla distanza che alla massa, e riesce ad avere delle misure relativamente precise. In realtà, per avere misure precise della massa dobbiamo aspettare l'Einstein Telescope, però sono abbastanza precise e in maniera diretta. E poi in realtà adesso stiamo scoprendo tante altre informazioni, ma sempre sulla massa, la massa è importante perché ci sta piano piano svelando qualcosa che è l'origine, come si formano. Noi ci aspettavamo dei buchi neri. Anche quando facciamo tutti i modelli, prima della prima onda gravitazionale, ci aspettavamo delle masse dei buchi neri intorno a 10 masse solari. La prima è stata 30, cioè il primo segnale stupendo, cioè è stato un qualcosa di diverso rispetto a quello che ci aspettavamo. Una massa anomala rispetto alle aspettative. Sì. Sappiamo oggi che questi buchi neri probabilmente si formano in ambienti poco metallici e riescono a mantenere nella loro vita questa massa piuttosto grande. Piano piano però, guardando queste masse, siamo arrivati nell'ultimo ranno osservativo, non quello che è adesso, ma il terzo ranno osservativo, abbiamo ad esempio visto un buco nero di 100 masse solari, e quelli che chiamiamo intermediate massive black hole, e lì non riusciamo a formarli con due stelle isolate, abbiamo bisogno di ambienti molto densi, e quindi stiamo incominciando a vedere delle indicazioni di buchi neri che non si formano da due stelle isolate nella galassia, ma da ambienti stellari dove ci sono tantissime stelle. Quindi sono informazioni non soltanto sui buchi neri, ma proprio sull'ambiente su come si formano, in cui su come si formano. Gli astronomi, gli astrofisici hanno grossi problemi con la nomenclatura, va detto. Per metalli intanto si intende tutti gli elementi chimici che sono di base superiore all'elio 4, cioè esatto, tutta la tavola periodica meno i primi due, per cui. Sì. Ma ne fanno di peggio, cioè riescono a chiamare un telescopio estremamente grande in fase di costruzione ELT, che significa telescopio estremamente grande, cioè riescono ad avere una fantasia che è pari a meno 58. Senti, Roberta, di nuovo una domanda simile. I buchi neri sono una mia fissazione, l'avete capito, no? Perché comunque devo saper rispondere alle domande che mi fanno altri. E le radiazioni elettromagnetiche, i gamma, che ci dicono su questi corpi straordinari? Allora, i gamma sono prodotti appunto dai jet di particelle che escono, diciamo, dal buco nero. E il gamma, l'informazione chiave che ti dà è l'energia massima a cui queste particelle vengono accelerate e che poi vengono tradotte appunto producono i raggi gamma. Quindi ti dice in quale posizione vicino al buco nero
viene, arrivi a produrre le energie più estreme. Quindi è abbastanza interessante, anzi è molto interessante il fatto che attraverso queste analisi non soltanto si studia la sorgente di per sé, ma l'ambiente. Cosa sta succedendo? Siamo in ritardo. Virginia, scusami. Scusate, che succede? Scusatemi. Virginia Benz, la Quantum Girl. È arrivato il momento di interrogare il pubblico. Oh, mamma. Quindi, scusate se vi ho interrotto. Ma prego. Siamo andati lunghi, quindi ora chiederei a tutte le persone a cui abbiamo dato il bigliettino all'ingresso di salire qua con noi sul palco. Oddio. Non abbiate paura, non preoccupatevi, le domande le ho fatte io. Quindi poi potrete prendervela con me se non le sapete. Io devo andare perché. E voi che rimanete giù potete suggerire. Io se non c'è allora, questa luce. Se siete stati attenti saprete rispondere a queste domande. Non a tutte, lo ammetto. Quanti di voi sanno qualcosa di fisica? Siete astronomi, ok? Siete tutti astronomi? No. Ce ne sono un paio di astronomi. Ok, però. Forse più di un paio. No, perché non vorrei che sapessero tutte le risposte, sarebbe troppo poco divertente. Allora, tanto devo vedere se funziona. Ok, ho usato tanto. Allora, prima domanda. Questa se avete sentito. Voi potete rispondere. Cosa può superare la velocità della luce? Il nulla o la radiazione Cherenkov? Allora, non ho spiegato il gioco, scusatemi. C'è una linea in mezzo, dovete spostarvi a sinistra o a destra in base a quale domanda credete sia quella giusta, ok? Dovete proprio dividervi in due gruppi. Io resto qua. guarda la maggioranza. Oh, bravi, allora, okay. Bravi. Bravi. Oh. Ok. Bravi, non c'è un microfono così. Sì, dovrebbe esserci un microfono, un microfono. Così faccio rispondere a voi. C'è un microfono? Grazie. A due addirittura. Ok. Va bene. Ok, chi è che se la sente di rispondere? Vai. Io direi nulla perché di base nel vuoto la velocità della luce non si può superare, però in un mezzo diverso dal vuoto sì, e quindi c'è l'effetto Cherenkov. Bravissima, quindi la domanda era mal posta, colpa mia. Ok. Pronto. E questo tenetelo voi, così ve lo passate. Voi la sapevate? Avreste risposto tutti così? Ok, vediamo le prossime. Virginia, c'è un ricciolo lì che si è messo esattamente nella posizione di mezzo. È giusto il mezzo. Era giusto. Ok. Era più avanti di noi. Ok. Lo possiamo far scendere, eh. Adesso vi faccio sentire un suono, spero che funzioni. Questo suono è prodotto da una singolarità nello spazio-tempo o un esopianeta nella fascia abitabile intorno ad una stella? Sono troppo facili, ragazzi, me ne rendo conto. Bravi, era esattamente questa la... No, sarebbe... Se fosse stato da un esopianeta sarebbe stato fantastico perché magari era un DM dall'universo, ma non è ancora questo il momento. Allora, questa è tecnica, quindi se avete sentito le due astronome di prima sapete rispondere. Quando un raggio gamma arriva sulla Terra produce una cascata di particelle e crea luce Cherenkov. Quanto dura questa luce? 3 millisecondi o 3 nanosecondi? Eh no, tu devi essere controcorrente, no. Se no non... Ok. Voi avreste risposto nello stesso modo? Gne. Mamma mia, vai con la prossima domanda. Va. Sono tutti fisici, non vale. Ok.
Cosa può fare la gravità? Propagarsi o sparire istantaneamente? Propagarsi. È troppo facile, però, vi state influenzando a vicenda. Non vale. Devo dargli gli astronomi. Ora, sì, loro si influenzano a vicenda, io non conto proprio un cazzo. No, tu no, esatto, cioè non ti ignoro. Qualcuno vuole spiegare perché è venuto di qua? Vai. No, non... No. Giustifica il motivo per cui siete tutti andati di qua. Non conoscendo la risposta esatta... Ah, ok. Arrivo di logica. Okay. Il mio cervello mi dice che è propagarsi. Ok, quindi non sapresti spiegare perché, cioè no. In che modo si pro... Allora possiamo chiederlo a Marika? Puoi spiegare perché la gravità si propaga? Allora, in realtà diciamo che se pensiamo al concetto di gravità, mm-hmm. e come l'ha cambiato Einstein, quello che succede è che se abbiamo delle masse, le masse deformano lo spazio-tempo, okay. e sostanzialmente quindi la deformazione dello spazio-tempo poi a sua volta determina come si muove una massa. Quindi quando noi abbiamo due buchi neri che ruotano uno attorno all'altro, come ho fatto vedere prima, si creano queste deformazioni e quindi in un certo senso possiamo dire che abbiamo questa propagazione. Ok. Chiaro? Ok, sì. Perfetto. Ok. Perché invece se sparisse istantaneamente un po' il concetto della gravità secondo Newton. Ok. Okay. Vabbè, non entriamo nella profondità della questione. Quale tra i seguenti oggetti può diventare un buco nero? Una tazza o la luna? Un mare in mezzo. Secondo voi? Cosa? Ok, perché la tazza? Io nessuno. Ah, tu nessuno, ok. No, voglio sapere perché una tazza, da chi è andata nella tazza? C'è il microfono. Tu che hai il microfono, ormai l'hai preso la tua risposta. Non me ne, mi è stato dato. Certo che siete veramente strani, voglio dire. Da una parte c'è la luna, dall'altra una tazza. No? Ma dico, possibile che la maggioranza dica la tazza? Ma è... Perché è nera. Perché è nera. Bravo. C'è un buco, è questione di topologia. C'è il buco, se ci metti il caffè diventa un buco nero. No, allora, no, non voglio rispondere io, rispondi tu, vai. Hai detto che nessuno dei due, no, tu hai detto nessuno dei due. Sì, sì, per me nessuno dei due perché, se non ricordo male, da quel che so, un buco nero è la forma finale di una stella e per essere una stella ci vuole un certo tipo di densità in massa e raggio e nessuna delle due lo raggiunge. Quindi il raggio di Schwarzschild. In realtà, a livello teorico, tutto potrebbe diventare... un buco nero, quindi è stata una domanda trabocchetto in realtà. Non so se volete aggiungere qualcosa. No. No, sono terrorizzate dal fatto che dalla le tazze possano diventare, esatto, buchi neri. Perché costruire, capito, interferometri per rilevare delle tazze che diventano un buco nero non sarebbe ancora più complicato di quanto non sia già. Sì, vabbè, di base tutto può diventare un buco nero, tipo anche la Terra potrebbe diventare un buco nero, se non sbaglio il suo raggio di Schwarzschild sarebbe 8 mm, cioè se riuscissimo a condensare tutta la massa della Terra dentro quel volume, allora sarebbe un buco nero. Prossima domanda, vabbè, nell'universo c'è più materia oscura o materia ordinaria? Finalmente due passi li posso fare. A saperlo, beh, è vero. Per quanto ne sappiamo adesso. Per le nostre conoscenze attuali riguardo all'universo, la materia oscura, esatto. Oggi non abbiamo parlato tantissimo di materia oscura, ma ho detto mettiamoci. Però DM, Dark Matter. Esatto, era un... ok, prossima. Ah, qua è vero, facciamo un commento. Per chi non sapesse che cos'è la materia oscura, le percentuali che ad oggi si conoscono, che si pensa di conoscere, della composizione totale dell'universo sono il 5% materia ordinaria, che è la materia che compone tutti noi, ma anche le stelle, i pianeti, i buchi neri, e il 25% questa forma di materia, che si chiama appunto materia oscura, perché è oscura, non sappiamo bene che cosa sia, e si suppone che sia composta da oggetti strani, particelle strane, mentre per il 70% è un'altra componente di energia che si chiama energia oscura ed è una componente che
ha la forza, tra virgolette, di trascinare l'intero universo, provocando l'accelerazione dell'universo. Passiamo alla prossima. Ci sono più atomi di idrogeno in una molecola d'acqua o stelle nel nostro sistema solare? Fermo. Due o... Ah, ecco. No, perché mentre venivano qua, proprio ragionavano, abbiamo detto molecola, eh? Adesso puoi rispondere tu. No, 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 H2O, due atomi di idrogeno, una stella. Bene. Rispondete voi. Commentate se volete, cioè dovete essere anche voi attivi. Ok, perché voi direste una stella? Volete andare di là? Okay. Potete cambiare, potete cambiare, non è una scelta per sempre, ci sono ancora delle discussioni qua in merito. Provate a convincere i vostri colleghi che sbagliano. Nostro sistema solare, nostro, una stella, due atomi di idrogeno, H2O. Sì, che sta parlando? Ah, dai! Esatto. Perché a tenere poi il microfono, piano piano, uno ci perde. Vedi, esatto. Ok, andiamo avanti. Ok. Ci sono più atomi nel nostro corpo o stelle nella nostra galassia? Oddio, questa la sapevo. Vabbè, questa è una grande stima, cioè la risposta che vi darò è una grande stima. È complicato, è complesso, potete fare un calcolo a mente per pensarci. Gli astronomi? Voi rimanete di lì? Ok. Io sono nel... Allora, dalle mie ricerche ho scoperto che si stima che gli atomi nel nostro corpo siano tipo 7 miliardi di miliardi di miliardi, mentre di stelle nella nostra galassia ce ne sono circa 100 miliardi. Quindi, sì, teoricamente bravi. Stesso numero dei neuroni nel cervello. Stesso numero del neurone del cervello. Sì, non okay. Del mio comunque. Esatto. Adesso non mi ricordo più se è l'ultima domanda. Ah no, ok, c'era ancora questa. L'espansione dell'universo va più veloce della luce? Zazan. 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 No, questo però confonde, sì, sì, no, che però non è facilissimo in effetti visualizzarla. Si chiama l'inflazione. Ci si può nascondere anche dietro la scritta symposium. Non ne ho la più pallida idea, io nel dubbio, se non c'è niente che va più veloce della luce, rimani dove si chiama inflazione. Poi sono troppo da quel lato, dovevo spostarmi ogni tanto. Però io, l'inflazione è avvenuta miliardi di anni fa, io parlo di adesso. Cioè... Però ti dà l'espansione. Cosa? Ti dà la spinta per l'espansione, ed è più veloce della velocità della luce. Ok, qualcun altro vuole rispondere? Gli astronomi? Perché? Date un microfono, perché Sandro ha una voce potente, però. Ah sì, poi c'è l'energia oscura, è vero. Esatto. Beh, in realtà perché non entra in un computo della velocità, perché tutto l'universo si sta espandendo, ma in realtà, visto dall'espansione dell'universo, le galassie stanno ferme. Aspetta, c'è l'energia oscura della luce che te lo fa espandere il più della velocità della luce. Possono essere, perché non è una velocità. Dal punto di vista dell'espansione dell'universo stanno ferme. Tu stai capendo che cosa stanno dicendo loro? Ma sono molto felice, c'è un astronomo che... Le lasciamo andare avanti. Esatto. Se sei su un pallone che si espande, il puntino rimane fermo. Quale? Il puntino che disegni sopra il pallone. Io ho disegnato... Senza bucarlo ed esplodere?
se disegna pure, mi sembra di sentire sì, però l'universo parlare si sta espandendo. Ha una voce che l'universo si sta espandendo, Barbie. Questo è l'inizio di UN di Woody Allen. Quindi sì, vabbè, se gli astronomi sì dicono sì, deve essere sì per forza. Quindi sì. Cioè, io avrei detto l'espansione però non ha le unità di misura di una velocità, quindi in teoria il concetto di... In realtà lo usiamo come chilometri al secondo. Ok, quindi è considerato... Però in realtà se tu prendi un pallone e ci disegni sopra le galassie e tu soffi, certo, le galassie si allontanano, però stanno ferme sul pallone. Certo, certo. Quindi sì, io vorrei... Ah, era una domanda tra bocchetto, ma l'astronomia mi ha corretto. Ok. Ma il pallone di che colore è? Cos'è? Di che colore deve essere questo pallone? Esatto. Ma diventa sempre più rosso man mano che si espande. Buona, questa era buona. Prossima volta invitiamo lui a fare interventi di divulgazione. Ultima domanda. Questa tutti devono rispondere. No. Qua c'è qualcuno che contesta. Vogliamo dargli una, un diamo microfono, il microfono per sentiamo aprire un dibattito tra fisici e astronomi che si... No, come no, proprio, non lo so, cioè, ho capito io. Cioè, qui si fa la voce grossa a bassa voce. No, no, parla, 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 parla. Scusami. Se soffio, cioè se metto dei puntini in un pallone e soffio, tra di loro i puntini si allontanano, quindi tecnicamente... Però sul pallone... Sistema di riferimento dipende da dipende che cosa stai considerando. Nel sistema di riferimento del pallone però non si muovono, però tra di loro sì. Ma se il pallone si muove esattamente, se fa gol, però sto pallone lo facciamo scoppiare alla fine, rotto sì, le scatole, è Big Bang naturalmente. Vabbè, perfetto. Vabbè, stiamo spostando le frontiere della scienza in avanti, c'è anche un'altra domanda. Ultima domanda. Vai. Ultimissima. Se un extraterrestre comunicherebbe un extraterrestre comunicherebbe tramite onde elettromagnetiche o onde gravitazionali, visto che il tema di oggi è DM dell'universo? Questo poi lo chiediamo anche alle nostre ricercatrici. È una domanda finta in realtà, cioè nessuno può sapere esatto, però magari Marica e Roberto possono dare la loro interpretazione su questa cosa. Allora, io ti dico che mi sarei messa anch'io di qua a onde elettromagnetiche. Anche io. Okay. È un po' dura fare così. Vale un po' il teorema della chat, cioè è più probabile che lo faccia attraverso onde elettromagnetiche, però non si può escludere. Non si può escludere, per carità. Che comunichi attraverso onde gravitazionali. Probabilmente se fosse, poi non ottiene una punta. Se onde gravitazionali deve essere in grado di crearsi oggetti tipo buchi neri. È difficile dargli un appuntamento poi, insomma. Se fosse da un altro strumenti che abbiamo oggi, no? Da un altro universo sarebbe più facile con le onde gravitazionali, probabilmente. Sì. Un universo parallelo. Oh, bellissimo. Fantastico. L'altra cosa dipende quanto è grasso l'alieno. Fantastico. Ok, basta, adesso mancano le domande delle studentesse. Che sono qua le due studentesse? Oh, sono molto lieto allora di poter far scendere questi grazie loschi figuri. Mille, qua. Esatto, grazie per la vostra pazienza e per esservi messi in gioco. Ci sono due studenti che hanno preparato delle domande tra di voi. No. O in platea, dove ci sono due studenti che so che hanno delle domande. Potete alzare la mano? Ah, non erano qua. Sono loro. Sono loro? Dove? Chi? Dove sono? Non mi fate fa come ciao. Morgan dov'è Bug. Ciao Virginia! Ciao! Eccovi, ciao! Come vi chiamate? Teresa. Serena. Perfetto, che scuola frequentate? Il liceo Copernico. Di Bologna? Tutte e due, stessa classe? Sì. Oh, e avete meravigliose domande, io mi faccio da parte e vi lascio il palco.
come prima cosa volevamo sapere se in Italia ci sono buone possibilità lavorative nell'ambito della fisica o se sarebbe meglio rivolgere la nostra attenzione e le nostre ricerche all'estero e nel caso quali sono i maggiori osservatori di eccellenza italiani e quali le collaborazioni internazionali nell'ambito dell'astrofisica. Come mettere 7 domande in una sola? Inizio io. Io ho studiato a Bologna, sono stata tantissimi anni qua a Bologna. Io penso che nello studio ci sono università in grado di preparare molto bene gli scienziati nel campo dell'astrofisica e dell'astronomia. Non a caso le maggiori responsabilità anche internazionali, ci sono tantissimi italiani che sono all'estero. E quindi secondo me, ecco, la parte di università o anche il dottorato, in Italia ci sono delle università e anche tutta la parte legata anche agli enti di ricerca, ci sono eccellenti opportunità per gli studenti. Poi secondo me l'esperienza all'estero è importantissima, quindi non va vista come un qualcosa di negativo, ma secondo me bisogna esplorare, andare e prenderla come opportunità. E poi l'Italia deve creare delle opportunità per attirare sia scienziati italiani che stranieri per lavorare in Italia. Grazie. Anch'io sottolineo grandi opportunità in Italia, ma fate un'esperienza all'estero, perché vi apre gli orizzonti. Vai. E poi volevamo chiedervi se l'essere donna avesse mai costituito un fattore di difficoltà nel vostro affermarvi nel settore della fisica. A me personalmente no. Siamo ancora una minoranza. Devo dire che l'Italia è, secondo uno studio dell'Unione Astronomica Internazionale, al 25% di donne. Quindi è il secondo paese al mondo con donne nell'astronomia, quindi certamente è una nota positiva per il paese. Detto ciò, stiamo lavorando perché migliori, quindi unitevi e poi che abbiamo bisogno di voi. Grazie. Marica, vuoi rispondere anche tu? No, allora io ho studiato qua a Bologna e devo dire che ho avuto tante professoresse donne, tante astronome in ruoli di responsabilità, quindi per me non è mai stato un problema. Adesso che magari sono in certi tavoli dove si prendono delle decisioni, sono molto spesso l'unica donna, quindi diciamo che dobbiamo fare qualcosa per abbattere un po' questo soffitto di cristallo che fa sì che i numeri siano più bassi e quindi anche poi arrivare in certi ruoli magari è un po' più complicato. Sì, è che gli stereotipi sono sottili, no? E sì. Sono un po' come i coriandoli, li trovi là dove non ti aspetteresti che siano, per cui bisogna avere l'attenzione alta e combattere da questo punto di vista. Però mi sembra il messaggio del seguire la vostra passione e ci sono anche delle possibilità concrete sia stato molto chiaro. Va bene, io vi ringrazio per le domande. Grazie ancora a nome di tutti gli studenti e io ringrazio anche voi che ci avete seguito fino a qua, ringrazio naturalmente Roberta, ringrazio Marica, se c'è la possibilità di avere sul palco anche gli altri ospiti di questa sera, Luca, Lorenzo, venite qua e li salutiamo tutti quanti insieme. Virginia Benzi, Luca Perri, Lorenzo Baglioni, il Baglioni sbagliato naturalmente, Roberta Zanin e Marica Bianchesi. E Stefano Sambrelli. Stefano. Grazie mille. La foto va fatta, ragazzi. Ah, bravo. Gente social, sì. Blanca il microfono. Aspetta.